È stato l'unico corridore alessandrino professionista nella stagione ciclistica 2024. Parliamo della Quiz Simone Carò, 24 anni, con relativo una cinquantina di corse, tra quelle professionistiche e le cosiddette gare Open Under 23 ed Elite, aperte a squadre Continental. È stato un anno difficile, e ho avuto abbastanza infortuni, però è un'esperienza davvero bellissima correre con i corridori più forti al mondo. Simone è l'erede acquese di Francesco Masi e subentra l'ovadese Matteo Bertrand, che ha chiuso col professionismo lo scorso anno. Correrò ancora un altro anno con l'MGK Vissa. Con quali prospettive naturalmente sì, di vincere, immagino. Sì, beh, sai, azzeccare magari qualche fuga in più rispetto a quest'anno, dove è stato un anno dove ho cercato di fare un po' di esperienza via. E magari qualche top 10. Speriamo, e soprattutto qualche fuga. Cosa è mancato infatti quest'anno, avere proprio il top dei risultati? Un po' di inesperienza con questa categoria qui, e poi tutti gli infortuni che ho avuto quest'anno non hanno agevolato sicuramente alle migliori performance durante la stagione. Quando nasce la tua passione per il ciclismo? Io ho iniziato ad andare in bici 12 anni fa. E così dal nulla in realtà, e ho iniziato per caso e ho continuato fino adesso, e l'anno prossimo sarà la 13ª stagione. Una carriera iniziata col pedale Aquese, il sodalizio che nel 2025 festeggerà i suoi 90 anni di attività, e oggi Simone mira a raggiungere i successi di uno dei più grandi campioni, Pogacar, sognando il Giro d'Italia e la Milano-Sanremo. Una partecipazione al Giro d'Italia sarebbe la cosa più bella della mia vita, penso, un obiettivo fin da piccolo che ci spero. Con Masi comunque mi sono in contatto, mi dà anche qualche consiglio, e speriamo magari nel 2026 in un Giro d'Italia, dai.